Il Tar di Pescara ha accolto i ricorsi proposti dal Comune, difeso dall'Avvocato Pierluigi Vasile e dai tassisti del Consorzio Pescara rappresentati dal legale Patrizia Silvestri avverso il provvedimento della Regione Abruzzo e dei Comuni di Chieti e San Giovanni Teatino che disciplinava il servizio taxi nell'ambito dell'area dell'aeroporto d'Abruzzo una vicenda calda questa dei taxi che si è protratta per mesi e sfociata anche in stato di agitazione e scioperi dei tassisti del Consorzio di Pescara che lamentavano la presenza Nell'area aeroportuale dei tassisti di Chieti. Noi eh, siamo ovviamente felicissimi, avevamo capito che ce la potevamo fare, ma noi alla regione avevamo detto dove che ritenevamo sbagliato il loro decreto e non, non hanno voluto ascoltare, sono voluti andare avanti per forza e eh, alla fine eh, siamo, siamo stati costretti ad andare al TAR che ci ha dato ragione, ma noi gliel'avevamo detto alla regione come stavano le cose. Quindi non è che abbiamo fatto direttamente ricorsi, abbiamo cercato di farglielo capire ma non l'hanno capito. Alla luce di questa decisione del Tar, quindi all'aeroporto di Pescara ci dovranno essere solo i taxi di Pescara? Attualmente solo taxi di Pescara. Siamo davanti alla stazione centrale di Pescara, c'è molto movimento, come vanno gli affari? Quest'anno non vanno molto bene, non è una grande estate, speriamo ancora al mese di agosto, forse un po' di settembre, però finora effettivamente gli affari vanno male.